Buonasera e ben trovati al Circo Massimo, ultima puntata della stagione. Si sta per concludere la nostra quarta la annata stenza. insieme. Esatto, sono tre anni ormai che vi facciamo, tre anni e mezzo, che vi facciamo compagnia ogni lunedì sera, tra fortune alterne, diciamo. Abbiamo portato a casa un trofeo, uno ci siamo andati vicino, quest'anno. No, chiudiamo, esatto, ce l'hanno rubato. Quest'anno chiudiamo. A zero ma comunque con tanta soddisfazione per quello che siamo riusciti a portare nelle vostre case, sui vostri computer, sui vostri telefoni ogni lunedì. Non c'è Alessandra Austini questa sera, sta arrivando, il che mi sembra già una buona notizia ma c'è un grande ritorno. Matteo Cirulli, buonasera Matteo Buonasera Gabbo, buonasera Sempre più bollito poi Vero, vero, sì, sì. L'ho lasciato che era già Dopo tutto, tutto È invecchiato male È invecchiato è male, tantissimo, è vero Molto male, non è invecchiato per niente, sta benissimo Giuseppe Manfredi, ciao Giuseppe Grazie <ride> della notizia. <ride> Grazie. <ride> non vi ho chiesto l'asta l'hashtag stasera, dopo, stasera un po' più particolare, facciamo cose un po' diverse Piero Torri è sempre una gioia, darti la buonasera sì, Buonasera, buonasera, io l'asta lo dico subito, il mio asta che è Dica63 da Roma sono tre anni che fa 63 punti, quattro anni fa ne fece 62, se la memoria non mi falla. E a ci diceva che un indizio rimane un indizio, due indizi sono due indizi, tre fanno una prova. E qui sono 63 indizi, forse è il caso di ripensare, ristrutturare, riorganizzare ripartire. Rifondare. Noi ripartiamo invece, anzi no, non ripartiamo, abbiamo solide fondamenta e queste fondamenta si chiamano Riccardo Dumarco stasera è una forma direi Mer divina, meravigliosa, divina, cara Laura che leva di. A te sei mirata stasera. Buonasera a tutti. Sono il vostro Cristo, diciamolo subito, <ride> mettiamolo in chiaro. Bentornati al Circo Massimo. Lui fu ucciso, purtroppo, ben lontano da Roma, ma fu un romano a farlo fuori. Poncio Pilato, chiedo a Piero Torri, lui si sarebbe lavato le mani sì o no? Sì, si sarebbe lavato le mani. No, tu te lo lavato. Lui ha lavato. Ah, lui si è lavato le mani, No, io credo che non ci potevo proprio stare lì in quella posizione. Francamente faccio fatica a mettere. Non so se avete visto il film Jesus Christ Superstar. Tra l'altro è una cosa che fanno anche a teatro. Ma come no? Viene dal teatro. E il pozio Pilato cinematografico Frank è Lodd meraviglioso. È. è un po' così, un po' fru, fru Scusa, un po'. Gabriele, no. io voglio. L'ultima puntata stasera <ride> eh, ci sarà Blasphemia reiterata. Ma è un grande attore questo, è un grandissimo attore Stinto. di teatro voglio so, sottolineare le due pronunce finora interpretate da Piero Su Agatha Christie definita Agatha Christie e poi è Jesus lei. Christ Superstar Superstar Superstar, Aspetta. superstar. Aspetta. ma questa è l'industria l'induzione parlando forse un inglese non fluente tendi a parlare un super inglese è vero, è vero, è vero. Ah, sai come fa... si chiama Giuseppe Alberto Sordi la sua è Confidence perché lui confidence. è Confidence, confidence. confidence League comunque no, eh, adesso non sbaglierò più una pronuncia no vabbè ha preso tutto il <ride> personale vabbè, comunque Comunque a tra poco, poco con Meme, Quiz, Vincenzo Pirotorismo, Zio Johnny, il Austini, sottoscritto Austini, Austini, che sta arrivando ma soprattutto i vostri messaggi sul canale Twitch dove siamo in diretta e poi su Terma 56 a tra poco. Grazie, grazie Goto. Matteo il tuo hashtag poi chiedo quello a Giuseppe, poi iniziamo. Allora il mio hashtag è ripartiamo perché io vorrei ripartire dalle parole e dall'atteggiamento di De Rossi alla fine della partita perché ho visto un Daniele De Rossi dopo una sconfitta con, con l'Empoli. Bello arrabbiato, nonostante la partita fosse sostanzialmente inutile e vorrei che la Roma ripartisse da quell'atteggiamento, da quella cattiveria e anche dalle parole di Daniele De Rossi, perché ha sottolineato quali sono i problemi, le lacune di questa squadra e io ripartirei sostanzialmente da De Rossi in generale e da quello che ha detto. Giuseppe. Preoccupazione, <coughs> perché parto dall'intervista di Daniele De Rossi ieri, perché l'ho visto bello preoccupato, ancora più che arrabbiato, mm -hmm. come non ho mai visto prima, quindi per una partita che teoricamente... Poteva essere affrontata in, con un certo relax, e eh, che invece ha maturato un malessere profondo in tutti noi che l'abbiamo vista, in lui che l'ha eh, condotta dalla panchina. Cioè è strano, no? Che una partita che teoricamente non significava molto per noi dal punto di vista della classifica, invece ha prodotto dei valori abbastanza, abbastanza preoccupanti e, e sgradevoli. Mm, e, e... E mi domando come risponderebbe in tutta sincerità a De Rossi se gli si domandasse è una squadra forte questa ora? Al netto di ciò, Piero, quale delle tue interpretazioni ti convince di più? Quella di Matteo o quella di Giuseppe? Ma se vuoi entrambe, io credo che... La stagione, come tra l'altro quella passata, quella dei due anni fa, abbia dato de delle risposte molto, molto chiare. A, 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 facendo nascere delle domande a cui in qualche maniera il riconfermato Daniele De Rossi, che credo in questi giorni firmerà, pare un triennale. Sì, si dice? sì triennale. Sarà due più uno, no, non lo so. Però eh, a cui De Rossi delle risposte già le ha date. Eh, io credo che tra le righe, con la, la sua capacità dialettica, che secondo me eh, sarebbe bello regalare a tutti gli altri calciatori, allenatori eh, che popolano il rutilante mondo pallonaro lui delle risposte ce le ha date e probabilmente è una Roma che anche nella testa di, eh, di Daniele De Rossi è abbastanza da rivoluzionare forse mi sembra esagerato anche se è un verbo a ben molto caro. Eh, però da ricostruire dai, Sta pagando il fatto di aver detto troppo all'inizio, forse a squadra è forte e forte, ha ringraziato più volte i giocatori per dove l'hanno portato. Io credo che lui non ci dicesse una, una bugia. Io, forse, sarò un inguaribile eh, ottimista, forse sarò accecato eh, dal mio cuore eh, rosso e giallo. Io credo che questa squadra valga fra i 70 e i 75 punti. Tra l'altro, ce l'ha confermato Daniele De Rossi che in 17 partite perché col Milan non aveva giocato e quella di ieri io francamente non la considero una partita, ha fatto 34 punti, eh, due punti a partita, so' 76. È vero che il calcio non può essere eh, una perfetta eh, media matematica, però secondo me questa squadra valeva, vale qualche cosa più dei 63 <coughs> punti. Eh, Vari vale punti che que quest'anno devono potevano consentire. Bologna che c'ha 68 voti. 68, 68 eh. sì. Eh, con 68 è vero che è il quinto posto, eh, con i 70 della Juve è il Io credo che la Roma, questa Roma, eh, eh, li valesse. Eh, poi è successo che il terzo anno di Mourinho Mourinho non è stato più se stesso, forse inseguendo. Qualche o cosa... Che... Troppo se stesso. Eh? O forse è stato troppo... No, se seguendo un po'... Secondo me lui ha pensato più alla riconferma che eh, sottolineando eh, le carenze della, della Rosa, che sicuramente ci sono le carenze della Rosa. Però io non credo che la Rosa del Bologna sia più forte. Io non credo eh, che la Rosa, io ti aggiungo, da Juventus sia più forte. Vlaovic Chiesa, Lukaku eh, di Bala, chi ve piace? Lasciamo perdere. Lukaku sta in infermeria. Vlaovic quest'anno non c'è stato poco. In infermeria, Chiesa non ne parlavamo, si è fidanzato con infermiera. Eh, allora giocavano di... una volta a settimana? Eh? Giocavano e giocavano una volta a settimana. Credo che la Roma potesse fare di più e che valesse di più, ma questo non toglie che in base all'Astac di prima, la Roma sono tre anni e fa 63 punti, che arriva a sesta. Eh, con un nucleo dei giocatori eh, che sostanzialmente è, 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 sempre è sempre quello anche se poi Nanno ha aggiunto Dybala, Bala ha aggiunto eh, Lukaku hai provato a prendere dei giocatori prendi dei giocatori a parametro zero Svilar oggi è un patrimonio Ndiga oggi è un patrimonio Awar oggi non è un, un patrimonio, patrimonio. Eh, però però credo che ci siano dei rimpianti a me il fatto che la Roma per il sesto anno consecutivo non faccia la Champions League è un danno economico, io da quando sono arrivati gli americani a Trigoria sento di bisogna aumentare il fatturato, bisogna aumentare il fatturato. Senza Champions è problematica. Faccio un calcolo eh, sei anni senza Champions è un, un danno quantificabile fra i 300 e i 350 milioni di euro. È vero che tu poi nelle coppe, nelle altre coppe sei arrivato a un fondo, magari ma comunque un danno di 200-250 milioni ce l'hai avuto. Eh, sì. Poi magari non la dovevi fare tutti e sei gli anni. però eh, a far Bologna, startranno la cosa allargata, ricca, mi pare mette in palio 2 miliardi e 3, 2 miliardi sì. e 4 d'euro che faccio fatica anche a mettere insieme. Però, eh, però è un peccato anche perché sarebbe stato più semplice fare un mercato che. Oggi diventa ancora più problematico perché a Roma, secondo me, c'ha bisogno del secondo portiere, dell'altro portiere, dei due esterni, due centrocampisti e due giocatori d'attacco. Io, un centravanti e un attaccante esterno. E mi fermo qua perché poi c'è pure una panchina. Perché forse quest'anno, in qualche misura, la panchina è mancata. Perché <coughs> comunque, a War, male, male, quattro fischi fa. È vero che so, go che non Finutio. contano. Ma a Firenze fa il go del pareggio. Però, Piero... poi... No, il pareggio fa pareggio Faiorente fa sì, il primo pareggio eh, eh beh, però ero, era pareggio io credo che la rabbia di De Rossi la risera ieri sera derivi soprattutto dalla consapevolezza che su certi punti è stato tutto rendere. inutile. Eh, cioè il lavoro è stato fatto, ma hai raccolto zero da Zaleschi, da Awar, da. io vi metto anche Bove, da una serie di calciatori Kasdorp. da Karzdorp ulteriormente. ma poi dei tre esterni destri Selic e Sirenetto. Hai mai vista la Sirenetta? Cioè, sei a Copenaghen? Eh. La Sirenetta conosco Enzic. bene, è bellissima. Eh, capito, è bellissima, È bellissima, guarda così! Eh, no, guarda, guarda l'oceano, eh. guarda il mare, mi piace. La serenetta mi piace. Te ci faresti una storia? Ci <ride> farei <'è> una cosetta. <ride> ok, va È in io vedo. Vabbè, ma che tu l'hanno fatta? Un, e, un tritone? Casdor per <ride> Sirenetto e <è> Selic. Voi <ride> boh, chi terrestre? Selic Il minimo Selic. È turco? è un minimo, minimo. Eh, 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 Castrop non è nemmeno da mettere no. in, in piazza eh, quindi ma tra lui e Cris c'è un altro anno a due anni ho, ho capito ma... eh. ecco, Matteo sarà più difficile comprare o vendere quest'anno eh, una, bella, una bella domanda perché adesso la Roma eh, sa quale competizione, competizione può, può fare e farà l'Europa League andare a vendere eh, diventa difficile perché scusa a proposito di bollitura Fammi un favore, spostati sì. al centro al del centro. divano, prego, prego. Master of voi. Prego. Vai, 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 vai. Sì. Buona sera. La La sera. Sera. Donore. Buonasera Passiglio d'onore, buonasera. esatto. Buonasera. Buonasera. Hai l'hashtag. Malinconia. Ridente. Guarda quanto sta bene, che gli frega. No, l'hashtag è malinconia. Perché? Molto mo, molto affine al mio. Perché ho questo sentimento questa sera rispetto alla stagione della Roma, anche la malinconia delle ultime puntate, no? Dell'ultima, stasera sarà l'ultima puntata. L'ultima puntata, non so se l'avete annunciato. Sì, sì, certo, sappiamo fare il nostro lavoro. Non voglio spoilerare, nel senso che eh, perché dal campionato è come sempre. Eh, certo. eh, la malinconia, Finisce tra l'altro, la è un sentimento, un'emozione a me molto cara. Sì, a, ah, molto a me delle volte mi piace lasciarmi andare alla malinconia. Eh. Sono d'accordo, è un sentimento nobile per certi versi. Anche secondo me. Molto profondo. E malinconia perché rispetto all'anno scorso, che secondo me abbiamo chiuso la stagione con un sentimento di rabbia per quello che è successo a Budapest soprattutto, quest'anno tristezza, malinconia, gli altri che festeggiano, tu che rimani con poco in mano, la speranza che è venuta meno... E poi la ho pure un po' è... di paura per il futuro, però magari ne parliamo dopo. Infatti il mio era preoccupazione, eh. la tua malinconia è la mia preoccupazione. preoccupazione Io ho, ho quasi per... anche la malinconia di chi non spera troppo che le cose cambino, no? Nel, nel, nel Ma breve in questo periodo, momento no? le, le vicende romaniste sono... Sono in replica, Io, vabbè, non è per passare da, da oracolo peraltro poco gratificante e gratificato, ma ieri diciamo, l'ho detto a testimoni che possono, come vedo il gol del, dell'Empo, pareggiamo e perdiamo all'ultimo minuto. Non era una previsione, era proprio la lettura. Io di... mi sono tranquillizzato sì. al fischio finale di Lazio Sassuolo perché ci tenevo sì, che anche da classifica si arrivasse questa minima consolazione da poveri. Infatti, l'unico dono A che ci è stato punto, fatto da, 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 da questo campionato nella seconda parte pure è stato il derby perché alla fine questo è, è miserevolmente quello. Comunque. In onore di Giuseppe, vi vorrei leggere alcuni versi. Di uno che io considero un poeta che è Ivano Fossati. Cioè, me, se lo è. Cioè, lo è scopro un, questa sera, la un centodecima pezzo, puntata di Circovacci. A me è mo, molto caro perché lo sento proprio, me lo sento addosso. Che eh, si intitola La mia giovinezza, che okay, è da mia, capito? Lui dice: Non ho mai tradito la mia giovinezza, non devo provare la mia innocenza, sono colpevole di aver nutrito l'amore e altre deviazioni come la malinconia, come la nostalgia. Io lo trovo, lo trovo meraviglioso e è assolutamente mm -hmm. vero. Io l'ho nutrito, anche io. La nutri? Non male, non male. E secondo te la bellezza particolare di oggi di Gabriele è dovuta più al taglio dei capelli o al fatto che sia il suo, il suo compleanno? Ma <ride> ah, basta. Eh. No, perché secondo me sei un po' dimagrito Gabriele. Un vero? Un po dimagrito. Meno male, grazie. Spero per motivi... Seri Sempre un bel uomo oggi in particolare Grazie, Davide. ringrazio Io so. Troppo buono Saranno dopo questi colori Bel uomo mi pare <ride> esagerato <Io devo ride> Preferiresti questi complimenti? Giusto, giusto cioè abbiamo una pallina L'ultima pallina dell'anno L'ultima sì, L'ultima volta che pala... il palometro bel... viene Vabbè Un palo veramente Era per far sentire <ride> Ci ho pensato però ieri eh, Cioè Ma ormai Sono tutti al palometro Tu non sai quanto gente Ormai mi scrive le Palline, cose A Il Ma eh certo Ormai dopo quattro stagioni La gente si è abituata Alle novità Al palometro Ormai è diventato la parte fondamentale un di circo. che ma non forse... può mancare nessuna casa esatto. palometro. Beh, comunque, palometro. Dire, è anche un elemento d'arredo, se uno lo fa ma un stai po' scherzando. carino, anche così. Perché, perché cambia nel tempo. No? Esatto, cioè... è sempre diverso. Sì. È sempre uguale, Poi è si sempre diverso, e... un po' come la è sempre uguale, ma è sempre diverso La tua preoccupazione, Alessandro, che è quella di Gi... vediamo se è la stessa di Giuseppe. La mia preoccupazione deriva da quattro anni che secondo me ci iniziano a raccontare qualcosa di. Non voglio dire definitivo perché poi la vita, il calcio sono dinamici, le situazioni possono cambiare e ribaltarsi. Però quattro anni raccontano un settimo posto, tre sesti posti, mh, la mancanza di un'idea vincente e in più ti unisco in questo caso. Io aggiungo pure il sesto posto dell'anno prima dell'anno prima, che però io, io stavo isolando i quattro anni di gestione fritti. Okay. No che poi seguono l'anno prima e tutta una serie di, di situazioni che si trascinavano da, da tempo. È vero che in questi quattro anni c'è un percorso europeo eccezionale, una coppa, un'altra finale, due semifinali, che quindi vanno messe, però ci sta pure il campionato, per me ci sta soprattutto il campionato, che è il vero metro di valutazione, per tutto quello che ti accompagna per tutto l'anno, è quello che alla ragazzini. fine ti racconta qualcosa di reale secondo me, nel senso che la classifica parla. Non è un caso che le migliori, la migliore squadra dell'anno vinca, che l'Atalanta, il Bologna quest'anno vanno in Champions, che non ci vanno a Roma e Lazio, che il Napoli sprofonda. dà una verità, narra qualcosa. Te, il Napoli è una cosa. Sì. Il chiude, peggior. chiude a 52-53 punti. Il peggior tracollo. Lo scorso anno, alla fine del girone d'andata, il Napoli c'era 50 punti. Quest'anno ne fa 52. Sì, sì, è, è incredibile. È pazzesco. pazzesco. Una gestione neroniana. La Coppa invece è la invece, peggiore sì, neroniano. prestazione neroniano, di una squadra campione d'Italia. Sì, sì. La Coppa invece è qualcosa di estemporaneo, anche abbastanza casuale. Scusami, di scusami, dopo un campionato ho vinto in quel modo. Esatto. E cioè, no, esatto. travolgente. Vabbè. Tra l'altro la Coppa, secondo me, è anche un po' confuso. I tifosi, cioè, noi non ci stiamo capendo molto, non, non riusciamo a capire cosa siamo, cioè, siamo la squadra che arriva sempre in fondo in Europa, ma che non va mai in Champions. E è veramente paradossale questo cammino di quattro anni. E poi mi preoccupa quello che c'è da fare. Si sono persi dei mesi nel non impostare praticamente nulla, perché il direttore sportivo l'ha appena preso. È tanto il lavoro da fare, senza le risorse della Champions un altro anno. Vabbè però magari se il direttore sportivo è stato annunciato settimana scorsa, magari sarà iniziato un mese e mezzo, due mesi fa, a fare qualcosa. Non credo che sia stato cotto e mangiato, insomma. No, però il tempo figlio. lo hai perso. Sono d'accordo, però magari se ne è perso un po' meno di quello che percepiamo noi, che abbiamo percepito si noi. Può fare tutto. Se ci sono idee, disponibilità, voglia. Sento un De Rossi anche oggi comunque ottimista, costruttivo. Eh, eh, io mi affido molto a lui. Mi affido anche a Ghisolfi. Mi piace questa coppia giovane, fresca. Tutta a Roma è giovane. Dal vicepresidente di 34 anni a Grega, che ce n'ha, non si dice, della una signora all'età, però c'è scritto che ce n'ha 41. Eh, Daniele ce n'ha 40, e Messie e Ghisofì. Il corso del, no, del nuovo corso eh, ce n'ha 39. È una de, una, un gruppo di Yuppi del terzo millennio che dovranno proiettare sì. eh, la Roma eh, in una nuova dimensione. mi auguro perlomeno dai Champions. Eh. No, ti eh, dico con la che... greca, al comando. C'è anche da dire che culturalmente in Italia non siamo molto abituati a vedere persone relativamente giovani nei posti di comando, no? Cioè in Italia, nel calcio italiano, un quarantenne è un bambino, non è così. No. comunque è una persona che può avere 20 anni di esperienza di lavoro per dire. Eh? Ora non è il caso di Crisolfì da dirigente che faceva l'atleta. Però ma, pure questo. Ma no? vi ricorda un po' Rizzelli. No, Piero, no, eh, no. questa è una tua convinzione Come da Un po' una Massara. Ma lo dice ora? Beh, no. Un po' no, Massara. Massara. Altra cosa assurda. Che... Massara Varenne e eh, Massara... Sofia la Roma. <ride> un po' particolare, no? Beh, Massara è quasi madrelingua francese. Sì. Credo che la mamma di, di Righi sia francese. Sì. Eh sì, Varenne, dove non troverà il signor Matic. <ride> no. Eh, perché è andato a Lione? A Lione. Tra l'altro, ha trasformato Lione. Da ultimo è arrivato in Europa League. Credo sì. che sarà una delle nostre possibili avversarie. Seconda... Io sono contento sì, sì. che ci sia il Manchester eh, United e il Chelsea. sono tutte possibili avversarie della Roma: sì. tutte in tutte sì. le urne, sì. a parte la Lazio e eventualmente la Fiorentina. Questa è la cosa dei la derby, non è mai stata scritta. Credo che, però, all'inizio, cioè le prime otto partite, non si possano fare no, tra squadre dovrebbe, eh, dovrebbe essere dello essere, sì. stesso paese. 8 partite. No, da credo nome. una sì. Ah, una sì? Credo di sì. Io l'ho cercata Tra Fiorentina e... e... Fiorentina se vince. Eh? Fiorentina se vince. Eh, se vince, e sì. Se certo. perdeva la Conference League. Ma quest'anno peraltro è cambiata pure la regola della qualificazione alla Conference perché prima si annullava il posto. Cioè vi ricordate, se avesse vinto la Conference la League non è che c'era un posto in più per la Conference. Invece quest'anno sì. Perché è sempre frutto del quinto posto, del posto in Torino più sta perché e for... perché l'Europa League aumenta di squadre, quindi ha bisogno di quattro squadre in più da mandare dentro. È un discorso esatto. Ma La Fiorentina vince. Per me io, sì. Non so, io già nell'Eurolega del basket, ieri c'è stata una sorpresa tra l'altro. Panathinaikos eh, ha vinto. Eh, Atene ha, ha vinto di fronte a, a, al colosso Real Madrid la finale. Non vorrei che fosse... Magari un'inversione di tendenza. Ma poi giocano da... nello stadio della IK. Della sì. Incredibile. Sì. Che vero, ci siamo stati. Sì. Con la in, stato... sì. in Champions. in sì. sì. Uno scialbo 0 a 0 Atene. E qua? E qua mi... forse abbiamo vinto, ma non mi ricordo. Eh, Ero molto dove, piccolo, cioè, avevo 7-8 anni. Codu, Codu Maccio, Codo meme. No, stai meglio col capello. Buonasera e bentornati allo spazio dei meme. Oggi Piero mi vuole col capello sciolto come le migliori donne. Eh, io eh, lo tengo sciolto allora. Lo sì, tengo e ti sciolto. danno pure un po' fastidio qualche volta Eh sì, un po' sì. Eh, però eh, ah, qualche volta a te davano fastidio? Eh, dipende dalla situazione. Per cui allora andiamo al primo meme di stasera, rieccoci qua. Eccola là, la intravediamo sullo sfondo. Stiamo parlando della Coppa UEFA, la coppa in particolare che riguarda la competizione. Dell'Europa League. Ci lamentiamo, qualcuno diceva forse è meglio giocarsi l'Europa League che la Champions, ma ci andremo più avanti nel corso degli altri meme. Quindi, secondo meme di stasera, non riguarda più la Coppa UEFA, non riguarda più l'Europa League, ma riguarda bensì il destino di chi l'ha vinta, l'Atalanta. E allora eccoci noi che ci prendiamo per mano, tutte le cose eternamente ritornano e noi con esse. Noi siamo stati già eterne volte la e la tutte pausa. le cose eh, con noi. Atalanta B, in Serie B, fantastico. mandata sì, in B migliore. dalla Roma, sì, un migliore. eterno ritorno che prima o poi sicuramente farà di nuovo capolino. Nelle nostre esistenze, ma attenzione, eccoci qua: parlavamo di chi voleva la Champions, no, di chi voleva l'Europa League. Eccoli là i romanisti medi che in questo momento stanno dicendo: è eh, meglio l'Europa League perché alla fine sarà più facile andare avanti. Stupido chi ci credeva, andammo a Bilbao, ma Costa rosa che ci avrà a fare in Champions? E però, eccoci là sotto, sotto che è una lacrimuccia l'abbiamo versata perché un po' ci speravamo pure noi effettivamente eh, che alla fine quell'incastro ci portasse nell'ex Coppa dei Campioni e invece no stiamo sempre là andiamo a Bilbao bene che ci va a proposito di giocatori che non stanno dando il massimo ecco uno che valeva di più geniale. col crociato rotto ovvero Tammy Abram <ride> adesso si è ripreso tra virgolette vale meno di qualche mese fa incredibile soltanto a Roma geniale. accadono certe cose ma di nuovo eccoci qua sempre noi che zitti zitti riflettiamo con noi stessi tra sofferenza stupore e speranza ma sì, dai, ma che ci frega della Champions, Road to Bilbao, tutto così dannatamente romanista. Eh vabbè, e vabbè, quindi c'è una maledizione di base, ma noi vogliamo caricarci, noi vogliamo sperarci, noi vogliamo arrivarci pronti a Bilbao. E allora Road to Bilbao, vamos equipo! Road to Bilbao, corso di spagnolo, lezione numero uno. E noi pronti finalmente non soltanto a fare Aug in Sud America, ma anche a fare Ola, Soipiero. Piero. Uh, <ride> ah, sono Pedro, miglior ristorante italiano, italiano in Spagna. Dai, cucina no. spagnola è pure abbastanza simile alla nostra, quindi potresti a anche aver no. azzardato il ristorante Spagna in Spagna Non ci sono andato tantissimo nei ristoranti italiani perché la cucina spagnola non mi dispiace. È molto buona. Eh, a Madrid si andava lì a, a quel ristorante del Real, come si chiama? Tizu, una cosa del sì. genere, dove feci una figura orribile la prima <ride> volta. Perché ci portarono la carne cruda su un piatto bollente. noi Una, una fame, cosa da fantozzi. Na, na, <ride> ah, na, una fame che non ti dico. Abbiamo cominciato ad, ad addentare la carne che si doveva cuocere sul piatto. <ride> Capito? Doveva. Eh, stavamo mangiata cruda. Eh? Benissimo. L'ultimo momento. <ride> ci hanno guardato come alieni Fai un grande in bocca al lupo al signor Ghisolfi, Florent Ghisolfi. Eccolo qua a settembre che cerca di piazzare Kumbulla su Vinted. Vinted, per chi non la conoscesse, è un'applicazione dove si possono rivendere abiti usati. Quindi questi <ride> meme di oggi e forse anche altri in futuro, sicuramente basta per questo blocco. Linea a voi. Grazie Codu, ce ne andiamo in pausa tra poco. Cumbulla ci fa gol europeo. Eccoci di nuovo in onda, ultimi due blocchi. Un po' di tristezza stasera. Ha ragione Ossini, sì, mi ha contagiato. È arrivato con la sua suo passo La Ma tristezza sì, non è per, però... per il campionato concluso. Per no, quello no, futuro, per la fine per de... della stagione, anche per la fine della stagione. Parliamo di un Tre tema che ha tirato fuori Giuseppe in, in pausa questo. perché voglio pungolare Piero Torri. Tammy Abram, metto sul piatto il tema, a Via. voi lo svolgimento. Via, inforchettiamolo la domanda è c'è qualcuno che ti dà 25 milioni oggi per Tammia? è folle Abram? e allora Temo, temo tra, tra virgolette, che rimarrà qua ha altri due anni di temo contratto eh, a, a bilancio pesa 16 milioni magari può pure venire a 16 a 18 non fai minusvalenza eh, però io credo che non ci sia qualcuno oggi disposto a darti, a darti quei soldi quindi c'è la necessità di prendere un centravanti perché non credo che puoi cominciare eh, con Abraham, che pure ieri è stato protagonista di una partita imbarazzante, mi viene da dire, non è riuscito a tenere il pallone che era incredibile, uno. Eh? Eh? incredibile. Eh, e, e te lo dico, non voglio dire da estimatore di Abraham, ma comunque da giocatore, da, da persona che non l'ha definitivamente bocciato, perché poi in realtà lui la prima stagione qui a Roma fa 27 gol e secondo me se tornasse quel giocatore sarebbe comunque un centravanti con i suoi limiti le sue carenze il suo senso del calcio molto da cortile lui insegue il pallone va dove lo porta l'istinto poco inserito da un punto di vista tattico dentro una squadra e poi c'è il secondo anno che fa nove gol e ci lascia molto molto perplessi io quest'anno non lo considero viene accrociato dieci mesi di stop dieci mesi che sono un'eternità rientra a singhiozzo per carità eh, eh, ha fatto male e, ne, ne, nei singhiozzi che è andato in campo eh, però io temo che sia anche difficile venderlo se poi, che ne so, l'Aston Villa ti dà 25 milioni, io dai eh. ma il prezzo di Abramo oggi quant'è? perché poi 25 è una cifra ipotetica anni 28? Ma... 97 sì. lui è 27. 27. Eh, eh, chi lo compra lo compra quando va verso i 28 anni eh, io penso che in Inghilterra un minimo di, di, eh, eh, di mercato ce lo possa avere. Io, per esempio, ho una mezza idea. <ride> Tiago Vinto è andato a Barmont. Ho pronunciato bene, oppure voi, puristi oxfordiani? No, no va bene, va bene. È eh, tutto. Stasera. Dove quest'anno lì ha fatto un grandissimo campionato. Un giocatore che quando vidi nella semifinale Youth League Chelsea-Roma 4 fischi a 0 per loro, c'è invece due Se non sbaglio, che si chiama Solanke, che, sì. non, è, che non era riuscito poi a eh, emergere come altri. Mi pare che c'era Love to Cheek, sì, per sì. esempio, in quella squadra. Eh, c'era Christensen nel centrale difensivo. Il che vince la ma, che... ma lui si era un po' All fermato. O non sbaglio, All Ina. All Ina. All Ina. Eh, Adià, te l'hai presa la Roma, Piatoli ce da solo anche... No, io non credo dir... che Tiago Pinto ma, ma farebbe credo... mai affari eh, con la Roma, esatto. di questo. Non, non credo che i rapporti tra succentra... l'attuale dirigenza della Roma e Tiago Pinto siano buoni. Sì, io sul centravanti ho un'altra idea. Un ma non è che i fuori usciti dalla Roma ci hanno tutti sempre ragione, eh? perché Tiago Pinto ha fa sbagliato un sacco di cose, sì, cioè, gli anni che si è sbagliato Tiago Pinto con la Roma... No, perché dalla tua prospettiva benenato, eh. va bene, non parlo di No, perché dalle ultime interviste che ha fatto emerge pure una voglia di, di riscatto, di, di non passare per lo scemo del villaggio che per carità è sempre esagerato anche l'altro verso. Però non è che Tiago Pinto sia stato per due anni e mezzo vittima di, del cattivo Murigno e lui sia stato sempre bravo. O se uno dice mi prendo nel caso io tutte le responsabilità, piatele allora. Mi riferisco ad esempio a Renato, a Renato Sanchez. S Su Renato Sanchez, la... Come dice? se ci avesse detto un anticipo, guardate. Ecco. Te le sei prese. E hai detto che te prendevi, prenditele. Quindi si è portato via la sua bella quota di gravissimi e errori. Altro, cioè, ragazzi, io e penso anche... che negli ultimi anni l'uno che ci ha dato qualcosa stavo a punto, è stato che a questo punto. Non è stato sta gli gli prova di curaggio, eh, Però dopo con Sabatini, a sei mesi, se battiamo Renato Sanchez. Però prende Svilar e Nicà. A parametro zero che oggi svilare 40, 40, 40 50 era 50 milioni era una, è stata un'indicazione forte Poi di, di Mourinho. Eh. Questo non sono tanto convinto. Così sì. Magari Siamo in, a Murigno gli piace raccontare. In raccontato. questi anni non ci sono innocenti se vogliamo, se vogliamo definire delle colpe. Tutti hanno sbagliato. Ognuno Assolutamente vero. terrei fuori De rossi perché è arrivato da, da poco e non ha avuto troppe responsabilità no? in negativo. Per il resto io ci metto tutti. No, società, proprietà, società, appunto, dirigenti, società. allenatori precedenti, giocatori, si. giocatori. Po po ognuno si deve tifosi. Eh, oh, mi da dire no. anche ieri, 4.000 empoli per una partita no, no, no. Tifosi, da, da pinne occhiali sono sempre eh. fuori da responsabilità. Eh. E poi, Però io volevo proporre un'altra cosa, perché adesso noi eh, discuteremo di. l'Oriente me ne vado. No, non parlo di l'Oriente adesso stavamo parlando del centravanti. Io oggi ho avuto un'illuminazione. Sono alla via di Damasco e io voglio. Faccio il tifo perché Osimen vada al PSG. il PSG perde, il Mappé Credo che una punta. Qui c'è potenziale per una clip. Una punta importante la dovrà prendere. Il PSG. Lì ci hanno altri due centravanti: uno Gonzalo Ramos e l'altro è Qualomoni eh, column money. Colum money e questa ho sbagliato di pronuncia, che l'anno scorso hanno speso credo un'ottantina di milioni per comprarlo. Gol divorato in finale mondiale Colomanino. E tra l'altro sì. Divorato Proprio Forchetta, divorato. Eh, so. coltello E per dirti Pure Higuain Se magnò un gol In una finale mondiale sì. Ma Higuain è stato proprio. un grandissimo cioè, Tutti i centrati Se magnano i gol Poi ce ne sono quelli Che se ne magnano di più eh, eh, Però Higuain Vogliamo discutere no, Higuain In una finale mondiale Se magnò un gol Higuain clamoroso Clamoroso Per cui Uno va da Emiro E gli dice ahimè. Siamo credito. Io ti ho preso pastore e ti ho dato 25: sì, sì. 25 ogni anno vero prova ad avere sta ricompensa. Ti guarda, guarda. ho portato via guarda un anno con il relativo stipendio, ti ho portato via, e gli ho dato pure Estremozione a Renato Sanchez, penanno ti ho comprato Paredes, comunque 2 milione e mezzo che tra l'altro credo che parete se le 80 presenze sì. gli devi darti 2 milioni a Miro. la Roma è l'unica in Europa che ha dato i soldi a Emiro Emiro ha dati a tutti a Roma ha dato a, Miro. a Emiro l'Emiro l'ha dato a Ben Marchignos però. Eh, eh, ho capito gli... ma di, in 13 anni te hai preso così c'hai Gonzalo Ramos c'hai Dembele, c'hai Barcolà che quest'anno ha fatto una grande stagione e mi sembra ragazzo interessantissimo che ci fai di questo? dammi un prestito per anno fissiamo un, di, un diritto di riscatto. Allora a quel punto com'è? Colemani, Colemano è colo muani. Colo colo. Muani. muani, Muani senza muani. Colo, dai. Abraham che non riesce a vendere non, non spendi, una lira perché lo prendi in prestito. io, io una coppia Desti due, non ti dico che mi sento garantito. Quest'anno credo che abbia fatto 12 gol giocando a pizziche e Bocconi, perché lì Mappe, Dembélé, eh, eh, Gonzalo Ramos era un po' complicato Parra, tra, le tue, tra le tue tante idee folli questa io, io ho, a Emi a prescindere cioè, da Ti ho dato i sordi ma cioè ho dato i sordi a è il dipendentivo di Emiro eh? Eh? Emi, ehm... anche Emi. Emilio Emilio e me Emilio Emilio ma Gisela, ma un personaggio teatrale su Piero hai mai pensato di scriverlo? Guarda, una pista teatrale allora, su Piero i traslochi come dire totali non possono avvenire se non rischia pure a volte le querele ma, 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 ma Piero è sparpagliato, è sparpagliato in tanti personaggi, già del repertorio classico, ma anche in uno, alcune cose minori. Uno, uno de, da repertorio classico proprio più vicino a Piero secondo te? Ma c'è un personaggio fantastico nella dodicesima Notte di Shakespeare che è Sir Toby che Questo non lo Sir Toby. Sì, è un po' scritto... Tobi, personaggio da taverna. Ma, in prete, no. eh? in ma prete, che preda? No. Un personaggio da taverna. Allora mi piace. Nella, fatto in una bellissima no. edizione italiana da, da Gianni Musi. Sapete che Gianni Musi? Sì. Quello che nella famosa compagna di scuola <ride> fa, ma che sono santo io. Ma guarda, ma sono Ecco, era Gianni Musi. Te ci vedi uno, no? Gianni Musi. Eh. De, eh. Sir Tobi, che è uno che vive dei de poesia greve, delle belle bevute. E, e non oh, ammazza, <ride> eh, eh. c'è la, sto la storia con lo stesso. C'è la storia Vori, con lo stesso. ricordate la lancia cioè meccanico quando lui risponde, yes yes sir. Sir. No? quando come... lo imboccano, sì, yes eh. sir. ma noi come faremo a andare firma. avanti tre mesi di idee di Piero? Cioè, eh, no, capisci eh, che, che stiamo bella. ancora a maggio e già ha comprato 10 giocatori Però no, postato... dimmi Sandro se questa è un'ipotesi. No. Ha senso, ha senso, perché eh, credo perché... che possa uscire come giocatore, la mia perplessità è, Tu danno un prestito? No, la mia... Lo la mia perplessità è che Osimè non va al eh, PSG, ma va al Chelsea con Lukaku che va a Napoli con Conte, e allora l'Italia diventa un po' più complicata. No, comunque hai concorrenza, eh? Su un giocatore così è concorrenza, cioè quella è la vera difficoltà. Se dovesse essere in uscita, tu sai quante squadre vogliono? Lo so. Però tu partici, ai Miro: allora, però, eh, un danno cioè. di non andare in Champions nell'anno in cui ci potevi andare arrivando quinto, è perché inizia la nuova Champions, cioè questo solco che anche, tra gli sì. altri e te aumenterà. Sì. E questo è un'altra problematica. Però questo è uno scenario possibile, ma non certo, perché poi potrebbero investire male pure gli altri perché tu quando ci sei andato dubbio. per tanti anni hai fatto bene hai aumentato il divario poi hai cominciato a sbagliare uno, due, tre anni di investimenti hai bruciato non c'è dubbio ti impegnano di più le partite di Champions magari tu ti puoi gestire il girone d'Europa League eh, io per esempio voglio dire in Giro... Bologna l'anno prossimo con otto partite di più per carità senza Zirkzee con un allenatore perché diverso è eh, io penso che il Bayern a 40 Però... lo risca, quantomeno lo fermi a 40 non sei io proprio rimasto Russia. completamente fuori da un giro dove dovresti ma stare ma che hanno 31 anni 93? Eh, so, ma quello non va, fa la panchina no, cioè, non, non, non credo. può funzionare se ci va due volte l'Atalanta una volta la Lazio una Alanta, volta il Bologna e tu non ci vai mai cioè, veramente è quasi umiliante per certi allora, versi. Io no? mi domando come mai. Cioè, i, i, quelli che sono gli importatori in Europa di una filosofia pragmatica e, e progettuale abbiano portato qui da noi... Eh, americani intendo questa proprietà in particolare perché dopo che ne ho dette tante me, lo dico io in prima persona tante a pallotta buon. ma in pallotta oggi a posteriori riconosco un focus c'è cioè un obiettivo era chiaro era aggrediva quell'idea dello stadio poi il resto e comunque stavamo in Champions loro hanno portato una estemporaneità incredibile cioè le cose più brillanti di questa dirigenza quelle rimaste che stanno ancora ora, ora negli occhi di noi tutti sono i momenti di cinema L'Air Force One che arriva con Lukaku, il Colosseo, il set del Colosseo per Dibala, l'Exploit di Murigno arrivato senza nessuno attorno, perché poi la realtà della presenza di Murigno a Roma è stata questa: cioè il trapianto di un'icona, ma senza un, il mondo che dove, si doveva in qualche modo costituirgli attorno. De Rossi è stato una, un colpo di spazio spettacolarità emozionale soprattutto. Ma al di là di questo noi ci troviamo quest'anno, come mai prima negli ultimi tanti anni, con un'impossibilità di gestire capitali che non sono arrivati e un parco giocatori devastato da un punto di vista di patrimonio. Ebram, ogni passo che fa in campo è un milione e meno. Eh, il, eh, e poi Zaleschi, ah, Zaleschi totalmente depauperato. Eh? Andiamo a su, sì, su all allora la domanda è: da un lato, effettivamente, quanto ha già lavorato il nuovo direttore sportivo? e Noi non lo sappiamo, speriamo abbastanza, e poi visto che purtroppo ci tocca fare i complimenti all'Atalanta, che è stata una cosa noiosissima: fare questi fa, fa, fa complimenti all'Atalanta, però uno l'occhio glielo butta, lì c'è lo scout. Indietro, quanto sta lavorando? Perché questo non dipende solo dal dalla direzione sportiva, cioè le, il reparto scouting della Roma. Magari hanno individuato giocatori che non nemmeno abbiamo presente. Ma eh? perché la devi guardare l'Atalanta? Perché la continua a nominare De Rossi. Eh? Oggi De Rossi ha detto, sì, sì, dobbiamo fare una squadra che riesca ad arrivare come l'Atalanta. Una società allora, non una squadra. Eh beh sì, cioè la società deve… De Rossi e Ghisolfi vogliono dire qualcosa come coppia, cioè che abbiano capito che bisogna cambiare strada, Finalmente mi sembra abbastanza chiaro. Ci riusciranno, collaboreranno, si capiranno. È tanto vero, Alessandro. Alcone. Questa la è la mia speranza. Ma la Roma rire... deve fare l'Atalanta, non deve fare l'Inter. Però la no, Roma deve fare. Io Roma. lo dico, lo dico. A vantaggio a... Capite che intendo, no? Però sì, la Roma sì. deve fare il Bologna, sì, sì. che fa ridere sentirlo dire, no? Sì. Quello Ma devi vede, fare. Alessandro, è l'unica cosa. Che... Tornare a fare la Roma di qualche anno fa che ha funzionato e fischiavamo i secondi posti, i terzi posti e qualificazioni agli ottavi. Dice Piùlu, è vero, successo, eh, tutto questo è successo. Non è allora, che i lo... piazzamenti. Però mo non, non piaceva. Bene. Però non piaceva, certo. Non piaceva. Ora io mi auguro che con questa pace. Io si ho io tanta gente che non la sento contenta. Della. Adesso noi non ci dobbiamo neanche illudere che vada tutto bene perché ci stanno i soldati allo stadio. Allora i padroni siamo contenti. Eh, non va niente. C'è un amore profondissimo che prescinde dalla. Comunque, da... malcontento si, si respira in mai, città. Mai. Leggendo, ascoltando, eh beh, parlando. Città, ma se te che devi dire in città? Vabbè. No, un episodio che mi è capitato qualche anno fa da un collega, che gli chiesi, ma perché hai scritto questa cosa? Beh, se dice in città, mi rispose, e io gli dissi, guarda che sei te che devi dire città. la città, se la città te lo dici a te perché te devi comprare? Vabbè. Comunque questa strada di cui di di stiamo no, parlando, no. Eh, in non per dirlo in quanto nostalgico vedo, come tanti no? sono definiti, e io mi me ci metto pure perché sapete il mio la mia passione per Murigno. Ma detto questo, io penso alla Roma che c'è, la Roma futura, quindi per il mio allenatore De Rossi. Eh, ma allora ricordiamoci che, che cosa ha detto Murigno: lavoro con i giovani, avendo sicuramente capito che altre strade non erano percorribili comunque è significativo che l'abbia detto, l'avrebbe fatto questo, non lo so, non mi interessa, ma da persona intelligente l'ha detto. Dite ma che rimango, rimango per lavorare per la con i giovani, lavoro con i giovani, lasciamo perdere un altro tipo di percorso su cui evidentemente si era sentito so non gratificato. Sono a sono curioso di chi è do, eh, Ma non è sicuro perché lì è il presidente Coach, mi pare che si chiami. De Ha portato come... Campagna elettorale, se confermate me presidente della Polisportiva per lato calcio a Porto Purigno. Ma non è che è fatta. Adesso ci sono le elezioni, se vincerà verrà ma confermato. No, che ci sarà Fenerbace e Besicta se vogliono. Però. Ti ha detto il Fenerbace, se il presidente è. in campagna elettorale, adesso è campagna elettorale lì. Ci sono vari eh, candidati e Murillo, lui porta. <ride> Vabbè in Turchia no. non è che ci hanno problemi di, sì, di soldi eh. Io credo che pagano bene. alla fine possa andare in Arabia Adesso non so che mercato arriverà lì dal paese dei cammini Io eh, non so, ci confrontavamo prima eh. fuori onda Cioè l'anno scorso Quasi è stato un mer mercato A gennaio mi sembra essere abbastanza a calmato A si è fermato, sì. adesso è arrivato Nandez che è andato no, allal Poi Al una serie di giocatori che dopo sei mesi hanno detto oh, Io qua gliela faccio, Henderson, Lex Liverpool ha preso Non mi dà l'idea, molti vogliono tornare di un'espansione che continua a quei livelli dell'anno scorso, mm. sia a impressione. Pure Già sapremmo Anche, anche se... perché loro evidentemente erano cioè, gli emiri perché hanno sbottato col calcio. Perché? Una domanda di calcio. Che sanno nome Tiso, buttavano in po' nel calcio. e quindi mi... è, e quindi diventa è un giocattolo, no? i giocattoli sì. possono stufare. Passa poco tempo, però, però c'è un pezzo, è più politica. C'è dietro che, politica, è molto più politica il che... cosiddetto sport washing. No? Esatto. No, non no, è il calcio serve a quel tipo di realtà molto discutibile dal punto di vista della tutela dei diritti umani, sì. eh, di tutta un'altra serie di cose, come veicolo per ripulire per questo sport washing la propria immagine. Comunque cioè, è, è straordinario come sia difficile da, da, da trapiantare uno sport per quello che significa del suo incredibile uh, uh, indotto, emotivo, uh, in realtà che non lo hanno uh, accettato da subito, come in America, no? Perché si è provato di tutto dai tempi del cosmos alla Rabbia. 50 anni che provano, sì. però manca che cosa, quello che poi noi sembra anche luogo comune ma manca la gente il calcio poi è della manca gente niente. se mancano le persone che guardano che hanno interesse nello sport lo sport è una comunque sottovalutato che quello che ha detto Sandro perché Sandro secondo me ci ha, detto, ci ha dato la visione del calcio che c'ha dei rossi quante volte in queste settimane in questi mesi abbiamo sentito parlare dei rossi di uno contro uno vincere i duelli è l'Atalanta è l'Atalanta che gioca uno contro uno poi a fine stagione corrono come a inizio eh, beati loro, grande preparazione, grande preparatore. Ma Coli co, come si chiama? Colomoni, no, no, chi è? So, eh, Il difensore dell'Atalanta che si è infortunata a, a, quando è rientrato in campo. Colli, col, ah, Colasinac, Colasinac. Colasinac voi avete mai visto giocare così? Era un animale uno contro uno, si immagnava quelli del Bayer Leverkusen. Loro giocano uno contro uno a tutto campo. Chi è più bravo vince, chi me... eh, tra l'altro il più basso credo che sia 1,85. Quello che pesa di meno pesa 85 kg. Sono degli animali allenatissimi. Io credo che il percorso di Daniele De Rossi sia questo. Vabbè, ma ricordiamoci: Poi, ricordiamoci... sono Maiko ricordiamoci... Zaleschi o portano a Barella. <ride> eh, è... Ultima ah, umiliazione: ah, della ah, stagione ricordiamoci il tatuaggio che c'è sul polpaccio. Eh, esatto. C'è uno quizz, scudetto quizz, in ballo, lo sai. Senza sigla Giuseppe. No. Ah, Ci io giochiamo io lo scudetto. Siamo, vai, siamo giunti al momento del quiz il momento in cui il povero questo Conflitti capirà di quanto sarà ultimo o meno ma capiremo anche chi tra la categoria degli ospiti oh. o Alessandro ma Fui. se io arrivo pari a Piero facciamo uno spareggio tipo no. terz'ultima sì ultima. perché no eh, Perché no? Dai, te, te, la, te lascia il terzo posto a te a me <ride> me frega niente Perché cioè. no? si può fare, dobbiamo sentire anche il nostro notaio eh, su questo, vediamo se riusciamo a cavarcela oh, oh, oh. Par oh. Sì, sigla, Piero, sigla. No, sì. no, è standard. No, no, buonissimo. Eh. Interpretala, per favore. Eh. Questa se la sente Dario Argento, ce la picchia. Eh, eh, per cui? Eh, de? Okay. Iniziamo! Eh. eh, du spaghi? Eh, du pennette? Eh, eh. a carbonara? Eh, a matriciana? eh. Ah, che Eh, così chiama il ristorante di, del Madrid. Ah, non ah, mi ricordo, vabbè. Allora, Alessandro Ostini, il prossimo anno la Roma giocherà nuovamente l'Europa League. Da quando ha cambiato nome nel 2009, quante volte, compresa quella del 2024-2025, la Roma ha disputato questa competizione? Opzione A, 6. Opzione B, 7, opzione E 8 opzione X 9. Eh, eh. dal 2009-2010 è cambiata eh. mi date un po' di tempo perché posso eh, per Beh, cui? Ce può eh. ci potrei arrivare eh, no. dunque dunque eh. l'ha fatta tre volte con Fritkin. un dental care eh. Almeno una con Spalletti siamo quattro. <ride> Io mi rifaccio le, Ma rifacute. attenzione: in questa domanda birichina, ah, ah, buon ah, cirulli, la retrocessione. Sono esatto, conta la retrocessione? Mi eh, pare che a Roma non è mai eh, stata eh, la retrocessa. Eh, 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 eh. Ah, sì, è ah, stata ah, retrocessa ah, un, sì, anno. Sì. Ah, un anno primo anno di Garzia eh, in Champions League eh, a Roma eh, arriva terza. Dietro City sì, e Pai non conta la volta che conta. ci è finita. In Europa League? Non conta quando c'è finita. Attenzione, si non complica Non conta. La storia. Allora c'è andata una volta con, eh, per cui? con Spalletti, però non mi ricordo se 2009 o sì. 2010. E andiamo. Quindi con Garzia c'è andato una volta, poi c'è stato l'anno di, di Fonseca. So pensate, il primo anno è pure lì due volte con sta Fonseca. sta scadendo il tempo a disposizione. Scusa, le opzioni sono? Da 6 a 9. 6 a 9. 6, 7, 8, 9? Devo buttare perché non mi date tempo di contare. Eh, per cui ti dico: 15 anni eh, no. 7, dai. Sbagliate 8, 8. carissimo Alessandro. 8-8. Perché poi tu hai fatto la Champions, devi togliere il era Non hai il facile... preliminare con Luiz in Serie. Eh. <coughs> Lo Slovan, quella contava? E eh certo, che contava. Attenzione, perché Giuseppe ah. può ah. portare in trionfo ah. la ah. categoria degli Giustamente. ospiti. Giuseppe, ah, dopo, Lukaku, dopo Lukaku, Dybala è il secondo miglior marcatore della Roma con 16 reti. Quante di queste però sono arrivate su calcio di rigore? 7. No, aspetta, otto, quelle, quelle di lunedì? Di Dybala. Sì, di Dybala: 7, 8, 9 o 10? Eh, io non la so no, Rileggimi la, la, la pronuncia la domanda. Sì, della domanda, attenzione, quanti rigori quanti ha segnato il balso, quest'anno quanti sono l'ha segnato come ipotesi? Da 7 a 10, 7, 10. Eh, mm. Eh, mm. In tutte mm. le manifestazioni, mm. eh eh sì, sì penso che sì. Domande poste malissimo stasera, Otto. purtroppo questo è il tema. Beh, è un anno che vado ah. avanti così, attenzione, signore e signori. Giuseppe. Porta in trionfo la categoria. E azzecca anche questa risposta. Bravo, bravo Giuseppe. Applaudi. È bello è vinto di che vintono vinto noi ospitali. Otto le reti. Non vinca tu. Giusto. Attenzione, un ora un ci giochiamo la dignità. un Grande regalo. Ci giochiamo la Riabilitata tutta, tutta, la, stagione. tutta la stagione. Ci giochiamo <ride> la dignità, carissimo Piero. Sì. La Roma in questa stagione ha realizzato solamente un gol da calcio di punizione in campionato, grazie a Dybala, Ma contro quale squadra? Cagliari, Empoli, Torino o Monza Non me Incredibile dai. Allora, se Piero sbaglia Sì Lasciatela, rispondo io Così ci giochiamo poi l'ultima, eh Così facciamo No, no, no Certo, arrivare ultima eh, Certo Tu hai perso Ma che vuoi dire ai rigori della no, squadra? Allora, nazi io Mi rispondo ragazzi. Torino Allora, Piero sbaglia perché è Monza eh. Se Gabriele azzecca Si eh. va alla vai. domanda a spareggio Vabbè. Attenzione, Gabriele, tu video, video, tutto tutti attaccati al no. video l'abbiamo no, 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 già no, grazie no. alla straordinaria ah, redazione, fantastico. carissimo Gabriele. Attenzione, attenzione. attenzione: quante partite la Roma per ha solo. concluso con porta inviolata con Svilari in stagione, considerando tutte le competizioni? 9, oh. 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 10, 11 o oh 12? Ah, per cui. Eh. Allora, sto pensando, Svilara gioca eh. sì. ininterrottamente da l'Europa League. Roma Verona all'ultima giornata. Eh. Quindi sono 18 partite. 18 partite. League. Più ci sono 2, 4. Roma Verona 6. però non la gioca. Gioca Rui Patricio Giusto. Anche, giusto. Inter, anche Roma Inter. Fino a Roma -Inter. inter, giusto? Lui gioca ininterrottamente quindi da. Dopo l'inter c'è eh. stata... Cagliari, se non sbaglio. No, Cagliari era prima. Sta scadendo il tempo! 11, dico 11. Signore di... e signori, purtroppo. Gabriele non va allo spareggio. <ride> <ride> perché, perché la maglia era 10, era dieci, eh, dubbi. Dieci. Gabriele Conflitti, ultimo in B, nella classifica Petrocesso. <ride> ultimo, Ma la mia vittoria è che non abbia vinto lo Il stesso pianto di Eusebio. Incredibile, Incredibile. Mi hanno chiesto per anni: preferisci lo scudetto della Roma o la Lazio in B? Oggi ho capito che preferirei la Lazio in B. <ride> <ride> Grazie a tutti, meraviglioso, stato qui, no, è stato no. un quiz. bellissimo. Bravi, poi, tutti, bravi no. tutti, bravi tutti. Bello, bello. Ci fermiamo, stanza. andiamo in pausa. Pubblicità. Ma, ma vado in contatto cioè, con ospiti. Giuseppe che dice pubblicità e torniamo tra poco. Dai così celebriamo pure il quiz vinto da Giuseppe e da tutti gli ospiti. io dopo quattro anni posso dire che comunque il fuori onda è la parte migliore della trasmissione soprattutto con Piero ma non solo ma non solo anche Austin ah, devo dire che dà molto ah. del, del suo <ride> questo è sì, sì, ormai canta, è pari, Piero ormai oh, sai che ogni tanto mi, a casa <ride> mi, no ti prego eh, ma tu sai ah, che, no, che no no ma sai che io, io e Alessandro siamo stati Irrimediabilmente traviati dal tuo modo di parlare, sì, non solo il tuo, da tirana di Diciamo che poi... esatto. Però da ogni telefonata tra me e Alessandro inizia in un modo un, irripetibile in questo momento, poi un giorno forse Però non vede. ha a che fare con te. Però, non ha che fare con te. E poi Però ogni saranno... tanto Anche è a messaggi... casa da solo, ma è parte. Anche nei messaggi, <ride> <spesso> <ride> lo, lo confesso. Soprattutto la... tu usi sempre questo, questo climax di aggettivi, no? Vedi, tipo, stanchi, sfibrati, sfiniti, è cioè, sempre yeah. a te, in increscente. E eh, noi questa cosa sempre è tre. sempre tre, sempre Manche uno, volta anche, di anche, anche di più. <ride> Poi c'è l'ultimo che ha hai anche proprio... attaccato vari pezzi, col climax. Sì, sì, Mi è, è vero, È vero, è un bell'attacco. Tempo anche di bilanci. Miglior momento della stagione, peggior momento della stagione, rendimento, chi è stato il migliore, Pazzo. chi è stato il peggiore? più deludente secondo me il miglior momento sono state le due partite con Milan eh, nei quarti di finale io metto quel periodo lì. che va da Milan alla partita cioè dal derby alla partita con l'Udinese credo che quelle due partite siano mese state il top mese d'aprile hanno molto svuotato la Roma quelle due partite perché la Roma eh, si è, è prosciugato anche allora. se io credo che dal il 6 al 25 point. aprile 6 turning... è stato il derby, 25 aprile Udinese-Roma. Il turning point della stagione secondo me è stato Roma-Bologna. Roma Lì la Roma si è resa conto che dopo aver fatto tanto, rincorso, eh, dice manco quest'anno andiamo in Champions. Lì secondo me la Roma inconsapevolmente ha preso coscienza sì. di questo e si è ulteriormente prosciugata. Giuseppe, Poi, come spesso accade nella storia della Roma. Il momento di massimo fulgore è quello in cui avviene Boom. la microapocalisse eh, <ride> sì, e l'espulsione di Celic. Momento massimo: 2-0 eh, in casa col sì. Milan e, e viene espulso Celic. Ma a me mi ricordo tanti casi. Addirittura un giocatore che ieri era in campo con la maglia del, da ex. Ha raggiunto, capirete subito di chi parlo: ha raggiunto il suo momento apicale nella stessa partita in cui è crollato Mattia Destro. Tre gol al Cagliari, poi Zumpa, non si sa perché, in testa da Stori. Eh? Esatto. Sì. E eh, 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 scompare: Quali... no, che, da noi è... scompare. Avete visto ieri eh, in campo? Eh. E, e, e questo è una cosa che, eh, che alla Roma avviene spessissimo Cioè come arriviamo a un... Proprio il, i greci parlano dell'hybris, no? L'eccesso di ambizione <ride> Vabbè ho capito, ma gli altri ambiscono e arrivano a volte in porto E quindi noi... Per noi ci rimane l'eccesso Ci rimane l'eccesso, non Il mio primo libro si è intitolato Il teatro, teatro d'eccesso teatro Quindi proprio mi piace l'abitudine. già dentro covavi E tendimenti. quindi penso... Ma Roma-Milan, noi abbiamo vinto a Milano 1-0, temiamo una partita arroccata in trincea e dopo 20 minuti stiamo 2-0 col Milan. Nel sogno, pa, nella nostra, nella, in attacco, fallo, espulsione. C'è anche l'infortunio di Lukaku? C'è un infortunio eh, sì, in quel sì, periodo? Sì, però quel, quell'espulsione quel, quell è stata gravissima perché chiaramente abbiamo trasformato una partita. Che, eh, in cui viaggiavamo leggeri in una partita tiratissima una squadra che era già in bilico nel, per che proprio stato di forma e che avrebbe potuto preservarselo poi è tracollata il peggior momento diventato. ho un'altra idea io, su, su questa cosa qui io credo che invece quel momento che tu indichi è giusto Giuseppe ma non è la causa scatenante ma da quell'episodio Inizia un parlare, un chiacchiericcio su quanto è stanca la Roma e questa cosa in un modo o nell'altro è penetrata dentro le teste dei giocatori. Ma vi ricordate però? Ti ricordi che partita poi è diventata amico. Roma Milan? E per lì è diventata la vittima, diventi vittima. Comincio a pensare che Austini per una volta nella sua vita abbia ragione. E e che questa mi... cosa ha contagiato anche De Rossi. La trovo l'unica cosa in cui non ha avuto un eccesso di lucidità. Perché De Rossi a volte ha degli eccessi di lucidità che mi commuovono. Su questa cosa ci è finito dentro pure lui, perché ha detto alla sindrome di... Florida. Florida, Florida. Effetto Florida, effetto Florida. Ma ci è andato dentro, ne ha continuato a parlare e anche lui si è convinto siamo stanchi come facciamo, troppe partite. Ed è vero, perché questa roba ti entra in testa, anche se poi non la provi fisicamente, finisci per provarla. Quindi sono d'accordissimo che la chiave purtroppo è stata questa. Momento peggiore per rispondere a Piero. La partita con il Bologna è il primo frutto della pianta che cresce su queste basi, e non è l'episodio che scatena. È vero, che preso a proprio. si è proprio presentata una squadra. Poi, se Cepensi con la partita adesso è assurdo, ma se finisce con la vittoria della Roma, a Roma sta il Champions. Se Sciarawi segna a porta vuota e Paredes fa 1-1. Scusa, Paredes no? No, prima Sciarawi solo 0-0 e poi Paredes sull'1-0. Fai anche il 2-1, vabbè, comunque è una partita che hai meritato di perdere. Sì. Due partite, mi hanno, avete detto il miglior momento, sono d'accordo, tra derby, però il picco è il ritorno col Milan. E eh, però sono i 19 giorni La, che vanno da 6 a 25 partite, aprile. Ci sono due partite che quest'anno mi hanno particolarmente impressionato in negativo, ho proprio provato uno sconforto infinito, che sono Inter-Roma, che è stata una partita inaccettabile, inaccettabile. Ha un quarto d'ora dalla fine della partita. Peraltro. Cioè, in cui hai, non hai giocato. Come, Io lo ricordo ehm. poco la Roma che non gioca a calcio mai come in Inter Roma. Marco, in ehm. parte anche Roma Milan è stato umiliante, però a inizio stagione diversa. Ma Inter Roma, la Roma non ha veramente superato la metà campo. Una volta st quasi stava per segnare, e per poco un ma è stata veramente umiliante. E Atalanta Roma. Cioè, Atalanta Roma è stata veramente una partita in cui poteva finire tantissimo a poco in cui ho visto una squadra completamente in balia dell'avversario io ti aggiungo pure il derby di Coppa Italia il derby di Coppa Italia siamo ai livelli di, di Inter Roma con l'unica differenza è che pure la Lazio in quel momento se avesse bello. potuto quel derby non avrebbe sì, giocato sono era al 26 maggio eh sì più o meno ma sì. ah, io invece se devo individuare il momento peggiore sono le prime tre giornate del campionato che te sono costate non solo tantissimo in punti ma stanno costretto ad inseguire sempre. E quando insegui, insegui, insegui l'ho raggiunto, l'ho raggiunto, poi in realtà poi non, le, non raggiungi mai. E poi se le vai a analizzare, quelle tre partite, Salernitana, Verona e Genoa. No, è Milan. Milan. E Milan. Poi c'è stato pure Genoa-Roma, che è stata abbastanza Sì, poi c'è stato Lempoli, mi pare in a casa. Zero, sì, la quarta a giornata, a giornata Però quelle tre partite sono molto differenti, due rispetto a una, perché due terrificanti, Verona, Papera di, di lui, Patrizio, poi Taffani, Piraltro, alla fine Aguar fa uno dei suoi inutili gol. Ma quella cosa sanitana è un carico enorme. Un Due: la grande partita di Belotti, che fa tre gol, un annullato bellissimo come gli altri andrebbe che si inventa la partita della vita <ride> sì, sì. perché se là comunque mettevi in cascina tre punti. Prima partita, a Roma Salernitana cambia, cambia. cambia. l'inerzia, la psicologia. E quella era una partita che era lì, era, era già quasi vinta dopo poco. Con sì, no? i cinque punti lasciati tra Salernitana e Verona, sì. avevi fatto i punti del, del sì. Bologna, poi e saresti è stato andato, premiato e dagli scarti di andato a Verona diretti. Malconcio mentalmente. Perché aver fallito la prima in casa con la Salernitana è stato. Mortifero. E eh, stato costretto sì, sempre a seguire. Sì. Il e, migliore... poi, e poi ci abbiamo messo subito la papera di lui Patrizio dopo pochi minuti. Sì, non è, è stato l'unico. Il migliore giocatore della Roma, io credo non ci siano dubbi, si è svilato. Assolutamente. l'MVP. Sì. Sì. No, Assolutamente, È vero che, che ha giocato sì. metà stagione. che ti dice qualcosa per questo? Sì, sì. sì. Tu eh. miglior giocatore è eh. il portiere. Per esempio, un elemento che... Io dipende perché per stato non non anche L'anno Esatto, la semifinale... Alisson sì. fu il miglior giocatore della Roma stagionale, però a Roma fece una grande stagione. Un elemento sul quale secondo me a Trigoria dovrebbero un po' ragionare. In sono d'accordo con te: più sulla partita secca che sulla stagione, però può ieri svilare è il migliore. Insegna Mi Non che non abbia fatto un intervento di quelli che lui fa: perché e il gol di Niang è, è un gol che lui para. Però, però non è semplicissimo, no, Ma no, no, quello che volevo dire è che credo che queste ultime partite questo segmento dei 6-8 partite che hanno concluso la stagione ci sia un filo comune che preoccupa almeno ai miei occhi che però ti dà un'indicazione sulla, sulla squadra cioè l'enorme numero di tiri subiti in tutte le partite e questo secondo me è indicativo di una squadra che non c'ha interdizione che non c'ha filtro quando la palla ce l'hanno gli avversari Arrivano dall'altra parte e tirano, magari una ciabattata eh, eh, nel canalone, però tirano. E io credo che da questo punto di vista la Roma, lì in mezzo al campo, due giocatori de gamba, box to box, che mettono la gamba, che fanno fallo, se c'è bisogno di far fallo, che hanno un cambio di passo, siano necessari. Uno l'ho già individuato, che è De Paul. Ah, sì, io, eh, meno, male, meno male pensavo peggio e poi, e poi, e poi insomma se vuoi discutere ce ne sono tanti dei giocatori così però secondo me lì la Roma c'ha bisogno intanto che uno fra Paredes e Cristante vada in panchina due così non ti può permettere oltretutto con Pellegrini che ha fatto tre mesi straordinari ma che nel re l'inizio della stagione e il finale di stagione non è stato Pellegrini è stata una metafora della allora, Roma L'inizio e la fine della stagione male, in mezzo c'è stato qualcosa di molto Ha fatto positivo. tre mesi fantastici Pellegrini. Eh, io credo che lì, a me, se mi dite qual è la tua priorità per il mercato dalla Roma, troviamo un altro slotman, me vieta di eh, per dare un'indicazione, un quello dei primi sei mesi: più forte centrocampista mondo Ederson. Se mi dici beh, arriva le mira a Roma, eh, ti dà il libretto da d'assegni, vado da Mercati, a Mercati quanto vuoi e prendo Ederson. Telepromozione, dicevamo, no, lo so. Piero, lo ma eh? chi, mi no, chi chiami, che fai così, trasmissioni nostro. fuori da, dalla trasmissione, non voglio parlare un'altra volta di certezze, ma è il ripartezze. peggiore della Roma di quest'anno, ci stavo cioè... pensando, secondo me non è uno, ma è un reparto, il terzino destro, è sempre stato l'anello debole quest'anno, ci sono tanti Io. che potremmo mettere dentro, ma la, la Roma ci ha sempre avuto quest'anno il tallone d'Achille là. Vero. O, o come li cambi, li mischi. Però secondo eh? me quello invece è il reparto su cui puoi intervenire che... con meno spesa di tutti. Cioè? Prendendone uno buono però. Ma, sì, ma non uno straordinario secondo me. Lo tomba. Di Lorenzo? Un di Lorenzo a zero, comunque a, a poco perché posto. Ho zero. Zero. capito lì fai no, leva sul ragazzi, fatto che la gente ha detto se ne vuole Lorenzo, andare da Napoli. Eh ragazzi, ma so, che voglio insegnare io di il Lorenzo mercato 30 Eh anni. però se arriva con ma a 30 anni, ma di bala pure ce l'ha 30 anni. Luca c'ha 30 credo anni. che a Roma si possa pervenire. Ma che i trentenni è eh. eh, discriminato? Trentenne, trentunenne, trentovenne, va bene. Più di uno non si può e fare. Uno. A Roma. Eh, io uno. io allora prendo De Paul il trent'enne che è più, non più là. Prendo, eh, capito? Eh, eh, Piero, mamma che... scusa quanto eh. lo paghi di Lorenzo? prendo Bellanova eh, prendo Bellanova, prendo l'automata e difficile Baternizza. perché lo devi andare a prendere dal Napoli dai Laurenti, è complicato secondo me è complicato Io secondo me Conte serve a là, chiede di tenerlo lo so però ieri è uscito tra mm. Tra l'altro mossa intelligentissima di Calzona a farlo uscire 5 minuti da, dalla fine prosciutto e mozzarella prosciutto e mozzarella, eh. sì si è Carzone. preso la portata dei fischi comunque sì, non è nei terzini che devi fare il grande investimento cioè però io posso dire a me c'è un giocatore spregati. che mi ha deluso tantissimo ed è Aguario io sei. ero molto contento quando, mi sono sbagliato segni solo di testa poi. Eh? Sei sì. sei di solo di testa Ti fatti sì. tre che, sì, che sì, poi, poi non è quattro no, di testa no, non, sì, è sì, non è su altezza eh? si appoggia quello col Verona io pensavo che potesse essere una due importante per Roma appunto e non non lo stato, che potesse niente. dare un po' più di, di qualità che, che non ha il tuo nome mostrato, Giuseppe eh, tuo nome Castorp perché comunque è un giocatore che ha giocato è un giocatore che ha però Castorpe sgre... ti faccio questa domanda è una delusione? o Una conferma ah, di quello che avevamo. Ma la allora delusione c'era eh. il tornato Sanchez perché comunque speravo in 12-13 partite senza avere. cioè, modo. noi prendiamo giocatori che speriamo che giochino in 12 partite su 50. Ho capito. sì, perché cioè è questo il tema. Pure ah, è basta gravissimo. con questa roba. Però, basta: se non devo si dire, se no prendo giocatori, ti, ti abbraccerò. Sì. Cioè, sì, sì, questa sì, è sì. la cosa. Basta se, giocatori che eh, se ne fa 20 partite, no, 50 me ne deve devi fare. Ma certo. Perché il problema della Roma è questo. Basta non guardare. Distinguire stelle, teoriche stelle. Io che non parlavo esistono. comunque di 12 13 partite di Renato Sanchez alla ah, Renato okay. Sanchez. Quindi io non avevo grande speranza. Io pure zero. Beh, qualche cosa speravo, quindi quel che speravo è stato annichilito. So e poi i giocatori non hanno fatto neanche un gol. Indica? Mm. No, no Sanchez non ha fatto eh, Casdor. Non l'ha fatto no. il Sirenetto bene. ha segnato. Selic. Selic non ha segnato Pinozzola no, Angelini non ha segnato. Non so chi ha segnato eh? il Milan adegna deviazione. Adegna. Zaleschi, non ha segnato. Ah, sì, rigore col Feyenoord Zaleschi è stato bene, però eh, non beh, è un gol. Non non è Bove non ha segnato. No, Bove non ha segnato. Tra l'altro Bove è da discutere. C'è chi lo apprezza ancora molto. Eh Bramuno non ha fatto. A sì, Napoli, Napoli, vabbè sì. ha giocato 300 minuti e eh, vabbè no, poi no. no, no, Smolling non... ha segnato quest'anno no. Smolling no. non, ma, ma, non è, ma non è quanti ne ha fatti e quanti non ha no, segnati e quanti non ha segnati quelli che avrebbe dovuto segnare smalling, per atteggiamento se ne è mangiati tre è perché bravo. comunque quello che fa Smolling alla Roma non è bello al di là del pensiero che uno può avere è venuta meno una colonna portante Smolling per l'atteggiamento che ha avuto a me nessuno mi toglie dalla testa che c'è cioè, stato un violento alterco, si dice così oh, Murino. fra Mourinho e Smolli. E eh, lì ma... a quel punto finché non va via Smolli, go, rinasce il giorno dopo. Esonerato Mourinho, il giorno Mezzo, dopo, cerco mese... il post di Smolli che noi pensavamo starà in qualche terapia intensiva arriviarsi ah, yeah. a no, parlare no, con, con gli alieni gli eh. amici suoi. Eh, cioè... Beh, no, 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 però il la storia che mise su Instagram era uno o due giorni dopo il di il Mourinho. Dopo. Lui è Renato Sanchez. Eh fecero insomma un'uscita neanche troppo felice su, sui social ma deluso a livello professionale Beh, poi sì, in effetti umano. dopo Renato c'è smettere proprio lui ci avevo pensato Smallville. anche a lui perché perché perché, perché agli altri possiamo riproverare la scarsa tecnica ricordiamoci quanto l'abbiamo atteso per la finale di, di Dublino l'anno scorso cioè perché Smolli che è stato un, un giocatore determinato tra i giocatori di eh. movimento il migliore secondo me indiscutibilmente è Mancini tra i giocatori di movimento il migliore è Mancini. Secondo me sì. Anche per mm. continuità di presenza. Sì, sì, quello indubbiamente. Direi Mancini. Altro, altro giocatore fulminato dal sortileggio Roma, perché no, il, la crescita di Mancini... E merita un premio pure Cristante. Sì. Da, perché so, è un altro, non non De Rossi. Devo, sì? devo svelar Mancini, Pellegrini, forse è Sciarawi Cristante. E Cristante. Dica. Per me pure Indica. No, Indica non credo. Beh, dipende dal prezzo. Sì. La Roma ha due categorie, gli incedibili e gli invendibili, che è una novità. incedibili, C'è nessuno, ce lo dice pure De Rossi, poi le vicende del mercato. Chiaro, però avrà dei giocatori Come dice Sandro, un club inglese se si presenta a 35 30-35 vendicà Ma che siamo matti A Roma si mette seduta eh? A me si mette seduta Io lo porta No però a me è un giocatore 35 che me... Eh lo so c'ha 25 Vabbè, anni io posso no, vendere voce... fra un anno Io fra ti posso anno. dire che per i prezzi inglesi eh. 35 vendicà Non quando lo comprano fuori però Quando lo comprano dentro eh. Eh, Dipende, hanno pagato 25 milioni Chi eh. orde lo 35 di Se a Roma non vende eh. fa Una follia Però non è Una così non è Quanto così hanno pagato eh, eh, gol? Ma magari li offrisse Igor Igor, Igor però se dice Aigur, <ride> no, 50 anni ha pagato? Ragazzi. Eh no, no Elbrido, 18. Si no, no, no. 18, sì, mi sembra cioè, 18 più bello Aigur, c'aveva cioè presente Aigur? Sì ma 35, eh, sono è Lugo, tanti L'avrebbero preso Frankenstein <ride> no, Frankenstein <ride> no, Non è un giocatore scarso, ma non è neanche un giocatore top 30 puoi chiedere campione d'Africa quanto ti pare? Per me 30 Quanto ti danno? 30 rimetti allora, a posto. Se la Roma vende la al 30 di gà, è la plusvalenza da fare subito. Subito. Quale? Dica, tre, no, ragazzi, io su un dicato ci penserei. Che se importanti. si presentano con 30-35 vuol per dire che 40-45 gli posso sfilare. Però e non so eh sì, se. Ho io... presentate quello che spende 40-45. Io ti dico comunque in centrale difensiva. No, non c'è un coppiero. Eh, se, se uno si presenta. Offro 30.000. Aspettatemi, chi arriva a 40, 40 milioni? Abbiamo attenta vale? 40. Quanto vale 15. 15 milioni? indica. Ma sì. come è No, no, Ale, ma questi giocatori da Roma, però. Cioè gli nostri. altri costano 30 Potremmo milioni? E non è vero, ma è il mercato. Carnevali, pure. Carnevali del Sassuolo, pure per magazzinieri. Ma L'anno scorso si era 30 milioni. ti dava 30 milioni? Ma quanto costa? Eh, temo di più. Ma. Sandro, mi chiedevo. Mi chiedevo. Faccio riflettere. L'anno scorso. L'anno scorso ha vinto l'Europa League ah, sì, ha, vinto. Non è che ha vinto non era il tennis che ha vinto ah beh, ha vinto l'Europa League ha giocato la squadra che ha vinto eh, l'Europa League titolare, no, Sandro, titolare Benino qui, qui detto, bene quest'anno ha fatto una scorso. stagione straordinaria no, ha vinto la Coppa d'Africa l'Arsenal l'anno scorso ha vinto l'Europa League ha speso 25 per me è meglio di Giorgio tanto è vero io a mi giocare auguro con che Gabriel ci sia questa fila che Salim non ha mai giocato se io fossi Ghisolfi se c'è questa fila che dite no il primo che vende vabbè, andi, ah, perché è un difensore. Però se arrivano con 15 non ce no? ne sono so molti. Si... Sì, sì. Tu c'hai smurling sì. che è arrivato al campo. vabbè dai che abbiamo Piero Torrismo, dai. Eh, li e poi tuo, fuori a il barolino sabato non è il tuo. La, la... Ma grazie a Dio. Eh, cioè... eh, Piero Torrismo, per cui? Eh. ci mancava. Dici, Mr. Darn, yes. I want Roma. I like Roma, quello che te pare a te è, è, è cominci a mangiare... Le ghi sono Le ghi sono Chi ne va più, ne esce mai il numero. Oi. <ride> eh, eh, no. Eh, e Ti sei... piace la roulette? No, a eh. me sta in trappola la roulette. Io Giro. sono da Black Jack, a, Black Jack okay. a, a, al casino. <ride> no, mi piacciono i dadi. Ci avete mai giocato? Madonna, no, mai? i dadi, no, proprio con la biscanziera... Mi <ride> okay. 7-11, che devi fare 7-11. No, benissimo, sì. oppure se fai 8 devi rifare 8 per pe incassare e tutti gli altri puntano e se tu vai c'hai gli abbracci quando... vabbè, ci ho giocato <ride> qualche volta a Monte Carlo <ride> ai dati sono bellissimi <ride> quando dici i dati è proprio una botta d'adrenalina no, per dire citando una straordinaria serie, Friends che Piero in inglese significa? non ho capito Friends non capisco. Friends. 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 Francesco. Ma come Francesco? No. Oh mamma mia. Ma come Francesco? Oh, no. No. Friends. ah fr lo so, però la pronuncia era che Friends. non era non era Axford. Amici. E come? Scusa, la pronuncia per esatto: France. <ride> ce <ride> l'ha, ah, ce l'ha, ce l'ha, eh? Là, è là, è <ride> ah, là, eh. Viva la France! <ride> 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 de tali, de, io mi ricordo della professoressa inglese. Mi diceva, metti la lingua in mezzo ai ecco, eh. cioè io ho fatto. Io ho un tizio dove. Eh, <ride> eh, eh, no. Dai, su, su che manca <ride> la puntata. Non mi fate chiudere prima. Non mi fate chiudere prima. Non mi portate all'arresto. Tu per cui. Eh, mi come te pare. Prendi a 5 anche e a 6 milioni, lo domba del. Del Nizza, lo domba. L'hai tombato, tombato <ride> Ha già fatto il prezzo 6 milioni A me non dispiace Il marocchino del Marsiglia O Wani A me per esempio Non dispiace Torvest de, eh, Del Sassuolo sì. Fofanà del Moragoccia mm. Avete presente? Sì. Magari E eh, a me il giocatore mi dispiace Che l'Everkusen eh, oh. Non può essere presa Come esempio Per esempio <ride> Nuovo esempio ci sono Due giocatori In uscita dal Liverpool Che sono tutti e Due in scadenza Ti ha ti prego, ma te no, no, lo sta, <susurra> sta per dire. Non ti prego. Vado rimbare, a posto eh. con Dumaccio. Vado vicino a pure Cioè Tiago Alcattara, la esco dall'inquadratura. Sta per dire. Allora, abbiamo provato. E sharawi Goodmanson. Va oh. meglio? Eh, direi. C ha fatto una stagione. Eh. La stagione è sono una mappia islandese con i Kaiser, capito? Eh, che startranno attrae, viene qui e la I turbi Quello da, da Verona, sono qui e Aspetta, non riprendiamo che mi fa ridere questo discorso. Quizzo. però, geyser <ride> però, i geyser. Ci eh, sì, avete presenti i Kaiser là? Allora? Cioè sta... Quizzo, quizzo. Io ti dico, vado a mettere una cosetta sull'Atalanta. Per me può pure vincere con le l'Atalanta. Ciao a tutti, quasi a tutti. Un la pronostico hai preso, non lo dovevi la prego. <ride> <lascia verde. ride> bene, bene, siamo arrivati so alla fine. Siamo arrivati alla tu. fine di un'altra stagione, la quarta in nostra compagnia. Io ringrazio innanzitutto la esatto Last Dance ringrazio Alessandra Ostini per la presenza. Io assiva, ringrazio bellissimo. te, diciamo. Soprattutto me dovresti ringraziare. tutti Piero Tutti gli ospiti Riccardo che ci sono. E il capitano degli ospiti. Giuseppe, e Adesso soprattutto mi ci accontinamo a sopportare lunedì dopo lunedì dopo lunedì, lunedì dopo lunedì grazie Giuseppe a voi di venire qui a l'unica cosa come dico sempre se, se vengono poi posso vedere <ride> grazie a questo che meraviglioso bellissimo. imbecille di Riccardo mi Cotomaccio capito. Ho capito. non sarebbe <ride> circo massimo senza di lui grazie Gabriele grazie a chi ha scritto la storia di questo programma fino fino ad oggi e chissà ancora per quanto chissà quanto durerà grazie a Capiero Torri non grazie. so che cosa altro aggiungere. Grazie su, a voi, Mi grazie ma soprattutto a chi ci ha seguito con benevolenza, indulgenza. Un po' di ringraziamenti è vero è vero. adesso vanno fatti a Teleroma 56, all'editore, a Emanuele, a Mauro, a Francesco, tutti coloro che si sono avvicendati anche in questi anni alle nostre spalle, esatto, le maestanze. Sono poi alla fine loro quelli che ci hanno permesso di... Di andare in onda lunedì dopo lunedì, Alberto Caggivioto, regista di questa eh, struttura televisiva, ah, Giulia eh. Sonnino che già mi fanno cenno, che pensano che io me la scordo ma non succederà, Matteo Cirulli la quale bollitura ormai ha <ride> superato anche quella di, <ride> di Alessandro Ostini. Ragazzi godetevi ah. l'estate, ah. noi ci rivedremo, chi lo sa. Buonanotte, questa era in chiusura la Massimo Ruggeri che volevo fare anch'io, chissà, diceva sempre così Massimo.